Almeno 4 morti e decine di feriti nell'attacco russo con missili contro un edificio residenziale a Leopoli. Un attacco mirato, secondo le autorità ucraine, il presidente Volodymyr Zelensky, che ha minacciato una risposta forte. Secondo Kiev, nell'attacco circa 30 abitazioni e oltre 50 auto sono rimaste danneggiate. Eravamo a casa di notte, mi sono svegliata a causa della prima esplosione, ma non abbiamo avuto il tempo di lasciare l'appartamento. C'è stata una seconda esplosione, il soffitto ha iniziato a cadere, mia madre è stata subito colpita, racconta una donna. Ero ricoperta di macerie che arrivavano fino al ginocchio, ho cercato di raggiungere mia madre, ma non ci sono riuscita. Sono arrivata alla finestra, ho iniziato a urlare, in circa mezz'ora i soccorritori mi hanno raggiunta, mi hanno tirata fuori e portata in ospedale. Se non fosse stato per i soccorritori non saremmo riusciti a lasciare l'appartamento, racconta un'altra donna. Hanno sfondato la porta, ci hanno fatti uscire, sono rimasta senza niente, non riesco più a parlare. Dopo l'attacco missilistico, Zelensky ha pubblicato sui social un video ripreso da drone e ha scritto «Leopoli, conseguenza dell'attacco notturno da parte dei terroristi russi. Sfortunatamente ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie. Ci sarà assolutamente una risposta al nemico, una risposta forte».